Con il congresso di questi giorni, Cittadinanza Attiva cambia un po' pelle, almeno nella sua leadership, però lo fa con estrema continuità rispetto al passato. I fondatori del movimento hanno deciso di valorizzare una nuova generazione che non ha partecipato alla fondazione, ma ovviamente c'è una forte coerenza con tutto ciò che è stato fatto in precedenza. Quali sono gli elementi principali che caratterizzano questo cambiamento, perlomeno così come il congresso l'ha vissuto e ha indicato per il prossimo futuro. Un elemento sicuramente è quello di proseguire con una forte valorizzazione delle competenze sui temi cardine della cittadinanza attiva. E in questo ci sono anche indicazioni di temi nuovi che in qualche modo vogliono essere presi pienamente a carico occupandoci dei beni comuni. Forte riferimento è stato per esempio alle tematiche ambientali, su cui tutto il congresso ha chiesto un impegno crescente in questa prospettiva. Un secondo elemento significativo è quello di valorizzare al massimo la prospettiva di rete che il movimento ha nel suo DNA. E quindi la rete è sia la rete territoriale, ovviamente queste occasioni congressuali sono dei momenti di scambio importantissimi, molto positivi, in cui emerge la vitalità del movimento, ma anche la domanda di rafforzare ulteriormente queste occasioni di scambio. Dall'altra parte però c'è la rete con tutti gli attori che sono partner di Cittadinanza Attiva in questo percorso. È stato ribadito dal segretario nazionale e pienamente condiviso anche da me la logica di Cittadinanza Attiva come casa comune di tutta una serie di soggetti, perché poi le sfide che si vogliono assumere sono estremamente impegnative e ovviamente nessuno può farcela da sola. Il momento per la cittadinanza attiva è un momento eccezionale, ovviamente, perché lo stesso nome del movimento è centratissimo su un bisogno sentito da tutta la collettività, cioè il bisogno che i cittadini, per quanto dicevamo anche in precedenza, divengano effettivamente dei soggetti che sono in grado di compensare quelle che sono le carenze che il mondo in cui viviamo ci propone. In quest'ottica la capacità di partecipare è anche una capacità poi concreta di dare le gambe a tutta una serie di azioni. Pensiamo per esempio quanto è importante il cambiamento degli stili di governo, in cui la logica partecipativa è un elemento cruciale, lo si vede nella crisi sostanziale che la politica sta vivendo. Ma pensiamo anche nei comportamenti più quotidiani, cioè la necessità di cambiare gli stili di vita. Il nostro sistema economico ha mostrato le corde. Noi negli ultimi 50-60 anni abbiamo percorso delle vie probabilmente dissennate dal punto di vista dell'uso delle risorse e dal consumo del territorio in cui viviamo. In quest'ottica, gestire bene le risorse, non sprecare nulla, è una condizione essenziale, richiede decisioni di policy in quest'ottica, ma richiede anche comportamenti coerenti da parte dei singoli cittadini. Ma il momento più significativo per me di questi 3 giorni è probabilmente stato il momento in cui si è pienamente condiviso all'unanimità il codice etico. Io credo che queste occasioni in cui si recuperano completamente quelle che sono le regole dello stare insieme, del fare le cose insieme, siano estremamente importanti. Il Movimento ci ha messo un po' di tempo a costruire questo documento, ma questo documento è stato condiviso in una maniera così piena da dare un senso della forza e dell'energia che è presente all'interno di questo contesto. Poi questi stessi elementi, forza e energia, sono usciti anche dal dibattito, da alcuni momenti di discussione anche accesa, ma che poi alla fine trovava una sintesi. Però in generale credo che ciò che verrà consegnato nei prossimi anni al Movimento sarà principalmente questo esito anche concreto documentale.